la squadra in questo momento che oggi gioca in trasferta, vale a dire l'Alba Roma di mister Caringe. Andiamo a leggere velocemente quelle che sono le due formazioni. Cominciamo da quella di casa con Lovizon in porta, un 4-4-2 o 4-4-1-1. Lovizon in porta, Marchetti, Altobelli, Cervalieri e Benedetti a formare la linea di difesa, Lemmo, Bragaglia, Di Maria e Codiani invece a formare la diga a centrocampo anti Alba Roma, con Cicerchi a fare la trequartista alle spalle di Spiretoli, che è l'unica punta. Tante assenze per i ragazzi di Cesarini, dobbiamo seguire subito l'azione in verticale del Borgo Rosso con il cross tentato dalla sinistra da Codiani, che non è finita. Cicerchi prova la battuta al volo, non cerchiamo l'anticipo, la palla, segui la cosa. Pallone alto sopra la traversa di pochissimo, super occasione questa, praticamente al pronti via, sono passati neanche i 60 secondi iniziali, il Borgo Rosso già ha avuto l'occasione per passare in vantaggio, tutto è nato da una corsa sfrenata di Codiani sulla fascia sinistra, un cross che sembrava essere quasi innocuo, pallone che invece ha sfruttato un rimpallo. È finito pronto sui piedi di Cicerchia, che ha provato a calciare quasi di controbalzo, pallone che non si è abbassato a sufficienza, l'avevo vista quasi dentro. Siamo invece all'Alba Roma, come dicevo, la lettura della formazione ospite che si schiera con un 4-3-3, il mister Caringi che mette Casanica in porta, Palombi, Minini, De Santis, Valerio e Recchioni in difesa con Tarquini, Esposito e Simone De Santis invece a centrocampo, con la Cicco, Lazzaro e Canepa invece è il tandem d'attacco. Seguiamo adesso questa azione offensiva, questo tentativo di azione offensiva dei ragazzi in maglia giallo fluo, perché c'è Palombi che cambia gioco e va centrale dove c'è il numero 18 Simone De Santis, non riesce a far passare il pallone, quindi cambio gioco e tentativo di verticalizzazione a cercare Canepa, il pallone è buono per lui, ancora il 9 lo può giocare, salta due avversari, ancora Canepa va centralmente dove c'è Lazzaro, zona tiro, Lazzaro sinistro, Lovizon anche lui è pronto a neutralizzare la prima occasione, parata sicura di un portiere che sicuramente non ha bisogno di presentazioni, Ezechiele Lovizon, classe 1981, ha giocato anche tra i super professionisti, ha giocato anche una qualche gara, qualche spezzone di gara di Champions. Attenzione qui al pressing di Spinetoli che rischia di strappare il pallone da piedi di Capitan Minini, che poi apre benissimo a cercare la corsa del numero 11 che però credo fosse in posizione irregolare. Calcio di punizione quindi per i ragazzi di Cesaretti. Possiamo vedere Codiani che chiede il pallone sulla solita fascia sinistra, invece il lancio già neutralizzato dal centrocampo avversario. Strano campanile alzato, colpo di testa all'indietro da parte di Bragaglia, un po' rischioso, si torna però direttamente da Lovizon. E come dicevo, un portiere che non ha veramente bisogno di presentazioni, classe 1981, ha giocato nelle fila delle Birkirkara, formazione maltese con cui ha giocato anche qualche partita di preliminari di Champions League nella stagione 2011-2012, prima di infortunarsi gravemente e abbandonare definitivamente il calcio professionistico. Rivista laterale adesso per l'Alba Roma, proprio sotto la nostra postazione, una postazione particolarmente d'emergenza, se così la possiamo definire. Massimo Montiroli infatti è contento di poter lavorare in queste condizioni abbastanza precarie. Qui intanto Palombi sbaglia e regala il pallone a Codiani che vuole fare. Ragazzi, non tornarci, non c'è spazio, andiamo di là, non torniamo 40 volte. La rimessa laterale ancora una volta per i ragazzi di Cesaretti, con Benedetti che può andare alla battuta della rimessa, si fa centrale, c'è Di Maria che viene però disturbato e gli viene anche scippato il pallone con la Cicco che sbaglia a verticalizzare, sbaglia anche a servire il proprio compagno dal numero 4 Esposito, poi Lemmo va via bene nel traffico e torna addirittura all'indietro. Bene questo approccio del Borgo Rosso, un approccio offensivo, vuole cercare chiaramente di portare a casa tre punti, sono più di due mesi che la squadra non riesce più a toccare il campo. Tanta attenzione subito al tentativo di filtrante, di passaggio filtrante per la corsa di Lemmo, se non ho visto male, ci ha provato Spinetoli a servire in verticale il compagno, non c'è riuscito, pallone troppo lungo, Casanica quindi ha potuto
potuto controllare la sfera. Altro errore in fase di costruzione, Cicerchia ne approfitta, si gira Cicerchia sempre intorno al cerchio di centrocampo, poi vuole aprire, una splendida idea, c'è un colpo di testa però di Minini che chiude tutto, chiude la strada, sbarra la strada Spinetoli. La deviazione qui però non favorisce Lazzaro, il capocannoniere dell'Alba Roma, quota 5 reti in questo campionato fino adesso. Come dicevo, l'Alba Roma è il terzo miglior attacco dopo chiaramente Montagnola e Janus, che sono più avanti di lei in classifica. Ancora, non devi venire qua, E sicuramente Lazzaro è un giocatore che molto spesso e volentieri timbra e sa timbrare il cartellino. Bravo Minni! Giocala! Pressing altissimo di Spinetoli verso la fascia sinistra del campo. Si ritrova subito esce veloce Minni, che chiede la salita di Palombi, ed è così, invece gioca centralmente, si ridà ancora una volta da Simone De Santis, che vuole andare via, rischiamo di finire catapultati per terra con tutta la nostra postazione. Pallone che è stato allontanato e rimesso in fallo laterale, questa volta Codiani mette sì il pallone oltre la linea di fine campo, senza però farci venire spaventi o tremerelle di qualsiasi tipo. Intanto il pallone a cercare l'inserimento di Colacicco, Lobizon con un dribbling riesce a saltare la pressione avversaria, ancora l'argentino, poi colpo di testa di Vecchioni che in due tempi riesce anche a controllare il pallone, poi viene riaperto dietro da Capitan Minini che controlla. Vedere ancora una volta il pressing sforzennato dalla squadra di Cesaretti. Ecco, l'Alba Roma gioca anche un po' con il fuoco, si torna anche da Casanica. C'è liberissimo Colacicco, non viene visto. Avrebbe anche un po' di tempo per andare con la Colacicco. Infatti Capitan Minini prova a seguire in corsa. È però il netto anticipo il numero 2 che riceve adesso il pallone. Abbiamo soluzioni. Un velo praticamente a se stesso. Alla fine però riesce a ritornare il numero 2. Poi salta un avversario. Che ma che fallo! Ma gli si è buttato addosso, rapido. Ma che fallo è? Il Borgo Rosso, tante proteste. Ma non l'ha toccato, ma come diciamo? Con Benedetti che se n'era andato via con una azione personale di fisico, di sfondamento, fino a che non si è buttato per terra, attirando l'attenzione del direttore di gara che ha fischiato calcio di punizione senza neanche pensarci due volte. Questa è un'occasione interessante per il Borgo Rosso per andare a rete, per andare a cercare le torri in area di rigore. È una sorta di calcio d'angolo solo un po' più avanzato rispetto al posizionamento della bandierina. Quello fuori non può passare. La battuta Di Maria che va verso il primo palo, colpo di testa da allontanare e poi tentativo di controcross provato da Codiani che però non riesce a impensierire Casanica che fa la voce cross e blocca e fa ripartire i suoi sempre con Simone De Santis. Adesso si va da Colacicco che converge col sinistro, sempre il pallone incollato al mancino, poi chiude troppo e non riesce a servire in corsa il suo compagno Canepa. Dai, veloce a due, un altro dai, esterno, uno e due, veloce. 9. Una terna d'attacco. Vieni, da 8 gol, qui intanto altro per il corto Maria. Lo capisce e ne approfitta. Codiani, c'è l'uomo su di lui e lo salta con un grande gioco di prestigio. Ancora di dai, gioca! Giù ed è calcio di punizione. Per il Borgo Rosso ancora una volta Di Maria. Dentro l'area di rigore dove arriva prima di tutti Casanica che anticipa anche l'inserimento di Lemmo, se non ho visto male, anzi di Cicerchia. Fa la voce cross e blocca, quindi l'estremo difensore dell'Alba Roma di una difesa del campionato. Ma adesso attenzione adesso a Lazzaro che vuole andare in verticale filtrante a cercare la corsa di Canepa che però non riesce, non può arrivare sul pallone perché non è il motorino, perché non è il Vespino, e allora Lobizon può controllare e far organizzare i suoi compagni con la sua esperienza chiaramente.
Silvio che supera anche la linea di metà campo, riesce Capitan Minini però a recapitarlo verso i suoi compagni. Attenzione adesso al 7, si va da Lazzaro che poi cambia gioco, lo fa con troppa veemenza, con forse troppa convinzione. Pallone quindi che oltrepassa la linea laterale del campo, aveva cercato di servire il numero 11 Colacicco, chiaramente troppo lungo il pallone per lui. Intanto Cicicchi fa un ottimo lavoro, stoppa e prova a partire, poi viene però contenuto da un ottimo intervento difensivo da parte di Simone De Santis, ma ancora Cicicchi non molla, è sempre l'ultimo a morire. Pallone per Branco, adesso c'è Di Maria, si torna all'indietro da Cervalieri e poi Altobelli, c'è pressing i ragazzi dell'Alba Roma, il cambio gioco è perfetto, pallone che poi finisce in fallo laterale, l'ultimo a toccare chiaramente è stato Recchioni e adesso quindi ne può approfittare il Borgo Rosso con una rimessa laterale interessante, da posizione interessante. C'è ancora Di Maria che vuole mandare in verticale proprio il compagno dal numero 92 Marchetti, l'ultimo tocco però è il suo, aveva tentato di prendersi il massimo possibile da quella situazione, vale a dire un calcio d'angolo, l'ultima deviazione però il rimpallo finale non l'ha favorito. Allora si può ritornare a giocare con una rimessa dei ragazzi di Caringi, muovi la veloce da parte degli attaccanti del Borgo Rosso, un modulo prettamente contenitivo ma che è finora efficace, ma che lascia un buco clamoroso per Lazzaro, posizione regolare, pallonetto di Lazzaro, la palla finisce dentro, un gol pazzesco di Lazzaro, sesto gol in campionato. Il Borgo Rosso si fa trovare impreparatissimo da una situazione difensiva, ma vediamo che cosa sta succedendo. Intanto gol dell'1-0, il suo sesto gol in campionato è buonissimo, hanno lasciato praticamente un buco centrale in difesa clamoroso e stavo finendo di elogiare proprio la compattezza del centrocampo e dell'attacco, meno quello difensivo che alla prima vera opportunità si fa trovare impreparato e l'Alba Roma va in vantaggio col gol di Lazzaro. È quindi tutto da riorganizzare per la squadra di Cesaretti, subito con Altobelli che va all'indietro da Lovizon che non è uscito benissimo nell'occasione precedente, si è fatto scavalcare da un morbido pallonetto. C'è Colacicco che litiga col pallone, poi ancora l'intervento difensivo efficace in ripiegamento di Simone De Santis, fino adesso quasi perfetto in questi pochi minuti di gara finora giocati, dove l'Alba Roma conduce 1-0. Branco di prima da Di Maria che vuole riaprire, è un pallone interessante per la corsa di Lemmo ma ci arriva prima chiaramente Casanica che urla mia e blocca anche il pallone. Ecco il rinvio del estremo difensore Capitolino, di nuovo Lovizon, si passa sempre da lui, colpo di testa ad allontanare provato da Valerio De Santis, poi fischio del direttore di gara, calcio di punizione per l'Alba Roma, già battuto, attenzione subito perché si fa vedere il 7 che riceve, buono il pallone per Tarquini, ancora Tarquini costretto però ad arretrare, ad allargarsi per portare via un po' di pressing, si apre tutto da Palombi, poi difficoltà il 19 fino adesso, si ritorna un'altra volta da Tarquini che poi apre per Colacicco, sempre col sinistro, ancora Colacicco, questa volta torna indietro e fa la cosa più giusta, torna un'altra volta dal numero 6 Valerio De Santis che alza un po' col portare il pallone, poi apre tutto Canepa, può andare anche al traversone, non lo fa partire, viene contenuto, poi il rimpallo non lo favorisce, Lemmo d'esperienza si porta a casa una rimessa laterale interessante, importante, visto che l'Alba Roma quando si distende in attacco chiaramente porta tutti gli uomini oltre alla metà campo, porta quasi tutti gli uomini verso il limite dell'area di rigore. Qui rubano un ennesimo pallone, c'è Esposito che prova ad entrare in area di rigore, poi cerca un filtrante a cercare l'inserimento proprio di Canepa, l'ultimo a toccare era proprio lui, decidono di non accontentarsi i ragazzi di Cesaretti, poi c'è un fischio del direttore di gara, un altro calcio di punizione in favore dei ragazzi di Caringi, si batte da Simone De Santis,
finta e controfinta a saltare Cicerchi, un ottimo numero, pallone allora a cercare proprio Lazzaro, che questa volta non riesce nella giocata, poi ancora Cicerchi va via molto bene, viene contenuto fallosamente però, calcio di punizione all'altezza del cerchio di centrocampo per la squadra di Cesaretti. Di Maria può andare alla battuta, non va subito. Allora la difesa in maglia gialla si riposiziona caldamente. La battuta di Di Maria che va a lungo a cercare l'inserimento di Spinetoli, che può girarla, non ci mette il piede, non ci ha creduto abbastanza Spinetoli, ma è in posizione irregolare. Aveva comunque parato senza problemi Casanica. Gran palla però questa in verticale di Di Maria, che non ci ha pensato due volte, sembrava quasi il lancio di Carlsdorf per Zaniolo nel gol dell'1-0 decisivo della Roma contro l'Atalanta di qualche giorno fa. Non ci ha messo però lo zampone Spinetoli, anche se poi sarebbe stato tutto inutile perché il guardalinea aveva ravvisato la posizione irregolare. Adesso senza troppa pressione i ragazzi di Caringi. Sempre centralmente, anzi lateralmente, con Palumbi che vuole lanciare in corsa Colacicco, che si fa però togliere il pallone in estirata, in scivolata dal numero 90 Cervalieri. Poi ancora Palumbi che resiste due volte al contrasto, poi non è finita perché si gioca per il vantaggio sempre con Colacicco, che va dietro a cercare l'inserimento di Esposito. Il pallone adesso è per lui, anzi Lazzaro, di nuovo il 7, ancora Lazzaro vuole entrare in area di rigore con una sorta di sombrero. Lovison capisce tutto e blocca. Adesso si attaccano a vicenda le due squadre, la Roma per trovare il raddoppio, il Borgorosso per cercare di pareggiare prima dell'intervallo, prima che possa essere troppo tardi. Cambio gioco di Tarquini per la corsa di Recchioni, che adesso è costretto a fermarsi, fa la cosa più giusta. C'è Canepa, poi ancora Tarquini che è centralmente e può anche andare in zona tiro, non in questo caso perché il centrocampo e la difesa biancazzurre si compattano. Ancora Lazzaro lontanissimo dalla porta, però converge, va col destro e apre tutto dove c'è sempre Recchioni, sempre molto isolato. Ancora pallone di ritorno per il 10, ancora Lazzaro con una finta riesce a eludere Branco, pallone verso il centro dell'area, poi la conclusione provata con il destro un po' strozzata da Canepa, si tuffa Lovison e blocca. La prima parata praticamente un po' più complicata, eseguita dall'argentino Ezequiel Lovison. Qui sbaglia tutto Palumbi, regala il pallone praticamente a Spinetoli, che adesso può convergere anche arrivare quasi zona tiro. Apre a nessuno perché tutti i suoi compagni sono arrivati a fare il taglio centrale, non c'era nessuno quindi lateralmente in esterna per prendersi il pallone. Qui Di Maria resiste ancora e riesce a conquistare un altro pallone, poi allunga a cercare Branco, buono il controllo con il petto, però adesso è isolato, l'ultimo a toccare è proprio il biancazzurro, il telecronista di Live Calcio Elite oggi in campo. Pallone quindi in fallo laterale, già battuto, Mininni per Palumbi. Si fa vedere come sempre Colacicco, che fa praticamente l'esterno quasi a tutta fascia, viene a prendersi molto spesso il pallone, molto spesso portato in avanti da Palumbi. Adesso Mininni, ancora lui, poi c'è Simone De Santis che batte subito, ma non si può perché il direttore di gara vuole far ripetere, troppa fretta. E adesso il direttore di gara sta richiamando un troppo frizzante Lazzaro, che probabilmente dopo il gol dell'1-0 si è rinvigorito parecchio. Aspetta. Sta dicendo qualcosa? No, intanto non stiamo live. Che è successo? Lo sai che. Torniamo in live, siamo tornati in live, caro Massimo, sì. Lo sto chiedendo, sì, allora si può raccontare questa azione dell'Alba Roma con Tarquini, che però si fa togliere il pallone ancora una volta da Di Maria, strepitoso Di Maria, che però qui sbaglia un tocco anche abbastanza elementare, dove c'è Lazzaro che zona tiro, Lazzaro destro di Lazzaro, alto sopra la traversa, anzi era Canepa a calciare alto sopra la traversa. Lazzaro infatti gli chiede spiegazioni, chiedeva anche il pallone,
tentativo sparato alto sopra la traversa, quindi dal numero 9 Canepa. Canepa che è anche lui autore di 5 gol, o meglio Lazzaro partiva prima dell'inizio di questa partita da 5 gol, adesso con la rete realizzata qualche minuto fa è salito a quota 6, lasciando il compagno di reparto a 5. Intanto scontro fortuito tra Colacicco e Di Maria. Il fallo addirittura è di Colacicco, che rimane, è lui a rimanere per terra, credo abbia fatto una sorta di ginocchio contro ginocchio, perché si sta tenendo proprio quel punto del corpo lì, con anche le mani in testa, poi fa anche freddo, ogni impatto raddoppia l'entità del dolore. E allora intanto approfittiamone per andare a vedere ciò che sta accadendo negli altri campi da gioco, perché è in diretta dallo stadio Giardinetti la partita tra Unione Ferrovieri e Locomotive Casilina, una Locomotive Casilina in nettissima ripresa nelle ultime partite. Andiamo subito a capire effettivamente quello che sta succedendo, visto che il gioco ancora fatica a riprendere, c'è un po' di ghiaccio applicato sul ginocchio di Colacicco, che è rimasto per terra, ancora non si è rialzato. Tutto possiamo andare a vedere piano piano. Riusciremo a portarvi il contenuto che vogliamo. Unione Ferrovieri 0, Locomotive Casilina 0. Si può riprendere con un fallo laterale già battuto, dove c'è Tarquini che può correre, viene però contenuto dall'intervento del 90 Cervalieri. Picca. Va malissimo. Va proprio male. Non capisco perché. Sono dei problemi tecnici, intanto ne discute Massimo Montiroli con Riccardo del Zio. In realtà in panchina. Sembra che non siamo in live. Ma la connessione è veramente ballerina. Ma non so con Sportcam, però. Non lo so. Io provo a commentare lo stesso, anche se non siamo in live. Faccio il mio lavoro lo stesso. Attenzione al traversone provato dal 7, che diventa quasi un assist per Lazzaro, che si mette a fare fallo praticamente addosso ad Altobelli. Il contrasto tra lui e il 18 biancazzurro è considerato falloso, quindi calcio di punizione per Lovison & Co, che si fa lanciare gli scattini proprio dal suo compagno dal numero 18. Se stiamo tutti uno contro uno ci chiamiamo Desa e uno si sta. Va la battuta Lovison. Qui testa di Codianni, il pallo però non favorisce, anzi favorisce. Siamo qua. Il pallone è per l'Alba Roma. Battuta proprio il 19 Palloni, che è pronto alla battuta. Verticale a cercare Tarquini, che si era inserito bene tagliando centralmente. Troppo lunga però la soluzione. Lovison gioca corto da Cervalieri e poi apre praticamente nella zona di nessuno, per cui resta a coprire di Capitan Minini. Ancora Di Maria, viene bene dentro, sbaglia ancora il tocco, il secondo tocco consecutivo che sbaglia Di Maria, questa volta il tocco, il contrasto anzi tra Colacicco e Benedetti. Falloso per i ragazzi di Cesaretti, per il numero 2 biancazzurro, che rimane per terra. Punizione quindi per ci sta però. Non sia punizione affidata però. Io ce l'ho. Allora, ce l'ho. Se non ho capito male. Solo che mi è sparito il coso. Anche se sono spariti i banner sopra. Ancora dolorante in terra, si tocca la zona lombare, che abbia ricevuto una sorta di ginocchiata nel contrasto con il numero 11. Alla fine però è stato proprio quest'ultimo a subire fallo, quindi calcio di punizione per l'Alba Roma. Calcio di punizione per l'Alba Roma, sì. Non so se andrà con la punizione praticamente a due, quindi tocco di Palombi e poi scarico di Simone De Santis. Credo che però la battuta andrà proprio il 18 senza ulteriori tocchi. Invece sì, c'è il tocco. Simone De Santis apre, rischiano qualcosa, esce tranquillo in pressione. Allora Valerio De Santis apre con il pallone a cercare dentro l'inserimento interessante di Esposito, che non arriva chiaramente sul pallone. Branco libera,
ancora Branco in pressione, tanto fiato di Fabrizio Branco fino adesso in questa partita, ma il pallone è ancora una volta delle disponibilità dell'Alba Roma, vince un rimpallo, addirittura il pallone è troppo centrale, troppo arretrato, non arriva Colacicco che però con le cattive si prende il pallone, poi Minigni con una finta di corpo manda al bar praticamente Godiani, allora Tarquini si torna indietro da Esposito, ancora lui, Lazzaro gira bene sulla destra per Colacicco che salta il 2, ancora Colacicco avanza, poi va col sinistro verso la porta, colpo di testa a liberare di Altobelli che dal 5 con Lovison, e allora altro tiro dalla bandierina per la squadra in trasferta, per gli ospiti vogliono andare alla ricerca di questo raddoppio, di questo 2-0 quando il Borgorosso non è riuscito a effettuare più un tiro in porta dopo la conclusione volante di Cicerchi arrivata dopo neanche 40 secondi. Battuta del calcio d'angolo verso il secondo palo, un rimpallo e poi il Borgorosso riesce a salvarsi in qualche modo con qualche rimpallo di troppo, anche perché prova ad arrivarci Spinetoli veramente a tanto fiato ma non riesce ad arrivare in corsa sul pallone. Rimessa laterale quindi per l'Alba Roma, si rivada da Capitan Minini, scendono i centrali che ricevono palle, in questo caso proprio Valerio Esposito che solo può portare il pallone, scende e si propone per un assist, per un passaggio proprio Palumbi, si ritorna invece da Esposito. Recchioni apre dove c'è Canepa, pallone proprio per il 9 che prova a correre, ancora Canepa va a cercare un cross, a cercare un compagno, ma ancora Canepa riesce a giocare indietro, Esposito, zona di Esposito, calcia con il piattone e Lovison blocca sul primo palo, non era particolarmente resistibile alla conclusione di Esposito, facile quindi la presa dell'estremo difensore argentino. Ancora Esposito, vede il corridoio per il pallone, con il pallonetto sulla traversa, ma era posizione irregolare, posizione di fuorigioco per Canepa che si era inserito benissimo, posizione invece irregolare ravvisata dall'assistente e dal direttore di gara. Ancora un pallonetto a scavalcare Lovison, questa volta però la rete non si è gonfiata e ha colpito la traversa. Il numero 9 Canepa, anche lui la caccia del suo sesto gol in campionato, proprio come il compagno Lazzaro. L'avevamo citato poco fa in telecronaca, quindi intanto Cugliani riesce a stoppare, a accomodare il pallone per lo stop di Spinetoli. Poi il pallone di Cicerchi per la corsa di Lemo in area di rigore. Esce in comoda presa Casanica, che strappa dai piedi di Lemo il pallone del possibile 1-1. Ancora Canepa, poi Lazzaro. E si accentra, poi Esposito si fa vedere come sempre con la Cicco, invece si rivà verticalmente a cercare l'inserimento ancora una volta di Canepa, esce Lovison e blocca e manda addirittura con un lancio calibratissimo proprio Fabrizio Branco, sbaglia il tocco e bravo Esposito ad andar via addirittura con una sorta di ruleta proprio al numero 12 biancazzurro, il tocco però non è dei migliori, la palla ancora però dei gialli, Esposito apre il compasso a cercare l'inserimento proprio di Canepa, ancora per Esposito, si va da Lazzaro ma è posizione di fuorigioco, posizione di fuorigioco credo di Lazzaro che alla fine si prende anche il cartellino giallo per aver protestato un po' troppo, l'aveva avvertito il direttore di gara, era da qualche minuto. Intanto credo che abbia raddoppiato lo Janus nel frattempo, ha raddoppiato lo Janus sul campo del Flavio 91 dove ci sono i nostri carissimi amici operatori e telecronisti Daniela Luisi da una parte e Davide Bianchi dall'altra. È ancora 0-0 invece tra Unione Ferrovieri e Lokomotiv. La Lupa Amatori invece comanda al 20esimo e questo è veramente clamoroso, con la Montagnola è 1-0 per... Andiamo a giocare... 1-0 per i ragazzi di Marco Lai. Intanto il Borgorosso ha avuto l'opportunità di costruire un'azione offensiva, c'è Di Maria che però è pressato sempre dal solito Esposito che alla fine gli ruba il pallone d'esperienza. Occhio a Canepa che adesso ha la possibilità di andare, ancora Canepa ce l'ha sul destro, può rientrare, c'ha tanti compagni da servire, ancora il tocco di ritorno proprio per lui, Canepa in area, la risposta di Lovison, la porta è vuota e l'Alba Roma trova alla fine il gol del raddoppio che questa volta è buono, è 0-2. Tevere quando siamo arrivati alla mezz'ora, al 30esimo, credo il raddoppio sia stato di Colacicco se non ho visto male,
Adesso ve lo diremo subito, vanno tutti ad abbracciarlo. E credo che il raddoppio sia stato proprio dell'11 che è riuscito ad arrivare prima di tutti, più lesto di tutti, sulla respinta corta di Lovison, che aveva neutralizzato la splendida azione terminata con il destro di Canepa a tu per tu proprio con l'estremo difensore in maglia bianca-azzurra, tutto al termine di una triangolazione perfetta tra lui e l'Esposito. E quindi il Borgorosso è costretto ad inseguire addirittura sotto di due e cercare il pallone, a cercare proprio Spinetoli, che però non può controllare questa sfera. Di Maria insiste di testa, praticamente lui il migliore in campo fino adesso di un Borgorosso particolarmente spento a livello offensivo, a livello anche di costruzione di gioco dal basso, tanti i palloni sprecati, tanti i tocchi non andati a buon fine, che quindi hanno poi portato l'Alba Roma, che invece il calcio lo sa giocare anche alla perfezione, tanti tocchi, tocchi corti, se poi gli lasci anche lo spazio di dialogare al limite dell'area di rigore, il gol lo trovano anche parecchio. Tanto non stiamo live, diciamo. Non so perché dà almeno problemi. Begna Lights. Pallone intanto a cercare la corsa di Lazzaro, sporcata dall'intervento di tacco di Cervalieri, che salva tutto, salva dal possibile 0-3. Qui ancora Esposito che ringhia sulle caviglie, ancora Esposito onnipresente, Spinetoli è isolato e deve andare via, c'è Minigni, lo protegge, ancora Minigni contenuto forse fallosamente da Spinetoli, poi riesce addirittura a servire in qualche modo proprio Esposito, che con una finta torna all'indietro da De Santis, dal centrale difensivo De Santis, sempre il 6, cambia gioco, cambia lato, cambia scena, da Palombi, arriva verso i pressi di Godiani, poi Esposito, De Santis rischia qualcosa, rischia di regalare il pallone a Spinetoli con Casanica che con qualche imprecazione di troppo manda il pallone in fallo laterale. Ancora Di Maria che si accentra per calciare con una finta, riesce anche a passare, poi col sinistro cerca il mancino calibrato dentro per l'inserimento di del 9, poi intanto siamo già dall'altra parte con l'11 con la 5 che non riesce nell'intento di liberarsi degli avversari, ancora l'autore del gol del 2-0, poi due volte con Benedetti, non riesce però a trovare il palo giusto e riprendere il pallone, poi Godiani costretto però a rimanere isolato, va da sporco, l'ultimo tocco chiaramente è il suo, rimessa laterale per l'Alba Roma, il Borgorosso non riesce a giocare come vorrebbe, non riesce a giocare con i tocchi palla a terra, con i tocchi veloci palla a terra come insegna il buon Cesaretti. Alba Roma fino adesso con pochi azioni da gol, con due tiri in porta è riuscita a insaccare per due volte. Tanto come dicevamo ha pareggiato la Montagnola in casa della Lupa Amatori al 24esimo. C'è ancora ancora Esposito, ancora De Santis, poi da Tarquini, dietro da Minigni e poi Palombi, tutto a memoria, tutto di prima come gioca l'Alba Roma. Ancora Lazzaro molto arretrato, apre tutto da Colacicco che salta un avversario perfettamente, Colacicco in area di rigore, mette al centro, Lazzaro Colacicco completamente, Esposito se la sposta, Esposito destro, deviazione decisiva ancora una volta di Altobelli che va dallo 0-3. Altra occasionissima per l'Alba Roma per chiudere i conti, e qui era nettamente spiazzato l'estremo difensore Lovison con il destro di Esposito da quasi centro area, trova la deviazione decisiva di un Altobelli che a corpo morto salva la patria, salva la faccia, salva il Borgorosso dallo 0-3. La battuta verso il centro dell'area di rigore, Lovison chiama l'uscita e allontana, poi c'è credo un tocco con il braccio di Esposito, quindi è calcio di punizione per i padroni di casa. Sì, perché prima non ho
visto. Beh, dopo lo cambio. Tranquillo. Lazzaro, controllo che non è perfetto ma comunque efficace, per prova il colpo di tacco a cercare l'1-2 con Canepa, ma il Borgorosso non riesce veramente più a uscire. Ancora Canepa, sempre il 9, ma rientra da posizione irregolare e quindi fuori gioco per l'Alba Roma. Calcio di punizione in favore del Borgorosso, che vorrebbe provare quantomeno a rientrare in partita prima del termine del tempo. Ancora però un errore questa volta di Maria, che regala ancora una volta il pallone al Canepa, che viene messo per terra. Calcio di punizione dal limite per l'Alba Roma, non credo ci sia l'utilizzo di cartellini. Canepa ancora una volta insuperabile, infermabile Canepa fino adesso. Adesso devono sistemare la barriera, deve sistemare la barriera Ezequiel Lovison. È una situazione interessante per l'Alba Roma per andare in porta. Siamo intorno ai 25 metri, non di più, rispetto alla porta dell'estremo difensore argentino ex Birkirkara. Credo che la battuta andrà proprio Lazzaro, si è sistemato lui il pallone, credo voglia contare lui i passi per poi andare in porta. Come detto, lui alla ricerca del suo settimo centro, della sua doppietta personale. Fino adesso un lavoro importante quello della prima punta dal numero 10 in maglia giallo fluo. Conta i passi o lui o Minini, o lui o Minini alla battuta. Lazzaro col destro, Minini col sinistro. Si allontana anche Minini e allora va Lazzaro. Andrà solo e soltanto Lazzaro in porta. La barriera è folta, l'arbitro fischia. Parte Lazzaro, va in porta! Non si abbassa a sufficienza la conclusione, credo ci sia stata una deviazione e infatti è così. Una deviazione credo all'ultimo di Lovison in calcio d'angolo, quindi per l'Alba Roma la battuta va sempre il 10. Fammi vedere che ti scaldi bene. Ancora la battuta Lazzaro. Dove andrà questa volta? Va sul primo palo. Canepa gira! Lovison! E questa è una parata da campione. Si accartoccia e blocca sulla linea. Un pallone perfetto indirizzato a Canepa sul primo palo, che ha girato verso la porta, non ha trovato la gloria personale. Intanto pallone di ritorno proprio per il 9, per l'inserimento sempre del solito Canepa. Adesso ci cerchia, è costretto ad abbassarsi tantissimo quantomeno per giocare qualche pallone. Lemmo sbaglia ancora una volta senza fallo, rimane per terra Lemmo, si gioca. Esternata per proprio Canepa, che salta un avversario. Canepa davanti a Lovison. Canepa fa 3-0. L'Alba Roma chiude la partita praticamente neanche a fine primo tempo al 3-0-3 all'Urbe Tevere. Il Borgo Rosso non riesce a stare in campo. L'Alba Roma invece è cattivissima, è spietata lì davanti. Canepa fa 6 in campionato. Canepa trova gloria. Canepa fa 3-0. Mamma mia che Alba Roma, mamma mia che attacco, che artiglieria pesante offensiva quella della squadra di Caringi, che finora ha trovato gloria per la terza volta in questa partita. Un Borgo Rosso che difensivamente si scioglie come neve al sole in queste situazioni. Lemmo ha perso l'ennesima sfera, l'ennesimo pallone, l'ennesimo possesso a metà campo e ha lasciato praticamente una fascia completamente scoperta. Canepa bravissima a farsi trovare pronto di fronte all'estremo difensore. Ancora Esposito recupera l'ennesimo pallone della sua partita, anzi è come sempre De Santis, chiedo perdono. Ancora De Santis, apre tutto sempre da Canepa, zona tiro. Canepa piazza, trova questa volta però l'opposizione della difesa, poi Esposito ritorna da Canepa. Poi di nuovo il pallone di ritorno, sempre per lui, viene messo per terra, non c'è fallo secondo il direttore di gara. E occhio perché potrebbe esserci materiale da VAR in questo momento, non secondo l'arbitro. Ancora Lazzaro però, può giocarla al 10, ancora lui, ancora Lazzaro. Aspetta qualcosa, vediamo, rimane intanto per terra però Canepa e vediamo se adesso ci può essere materiale da VAR. Potrebbe esserci materiale da VAR, vediamo che cosa succede. Intanto è rimasto per terra Canepa, dolorante, vanno tutti a sincerarsi delle sue condizioni al momento, quando siamo giunti ormai al 40° minuto di Borgorosso-Alba Roma. Il Borgorosso è sotto 0-3, è sotto 3-0 in casa,
Borgorosso non aveva mai perso in casa fino adesso in questo campionato, non aveva neanche mai subito gol. Due partite giocate, due vittorie senza subire rete, due clean sheet, questa volta ne prende tre in un colpo solo, ma da un Alba Roma che davvero gioca a calcio in maniera quasi perfetta fino adesso. Tanti gli errori, ma adesso credo sia il momento di andare a vedere al VAR. Infatti arrivo. Si chiede e arriva Massimo Montiroli, certo che arriva per il direttore di gara. Allora il gioco chiaramente è fermo quando siamo arrivati al minuto 41 adesso di questo match. Ed è 0-3 il parziale, potrebbe anche diventare molto più pesante. È in corso la revisione del VAR. Pareri contrastanti intanto in campo. Pareri tanto contrastanti. Vediamo che cosa verrà deciso dal direttore di gara quando siamo ormai agli sgoccioli del primo tempo. Non credo ci sarà recupero. Darà rigore e si batterà, oppure probabilmente manderà tutti negli spogliatoi. Su un punteggio particolarmente pesante per Borgorosso. Ancora non si è arrivati a una decisione, che Massimo Montiroli è praticamente piegato, è tra metà su le scale. Adesso c'è la decisione definitiva, vediamo che cosa dice il direttore di gara, che chiude il portellone del campo, torna sul pitch. Non è rigore, è solo rimessa laterale, non c'è calcio di rigore per l'Alba Roma, che non può, quindi non ha l'opportunità di andare avanti nel punteggio, non ha l'opportunità di rendere questo passivo ancora più pesante per il Borgorosso. Rimessa laterale proprio per gli ospiti, che si intendono male, Lazzaro e Coracicco. Rimessa laterale già battuta. Ancora una volta l'intervento di Tarquini, che recupera un altro pallone. Buona la prova anche di Tarquini fino adesso. Adesso c'è De Santis, ma arriva anche il duplice fischio del direttore di gara. Finisce 0 di Casanica. Si riprende intanto a giocare al Urbe Tevere sul punteggio di 0-3 per l'Alba Roma. Subito Cicirchia, che prova a servire lo stesso numero 9, ancora Di Maria. Il pressing puntuale di Lazzaro. Lazzaro riesce a vincere il duello in contrasto, poi Esposito prova a portare avanti il pallone, di nuovo De Santis rischia qualcosa, ma trova comunque sull'altro lato il numero 14, che è un altro cambio, vale a dire Matteo Giovine. Poi si riva da Esposito, poi Lowenberg dialoga all'indietro, di nuovo il pallone per l'8, che prova a girarlo in avanti, a cercare la corsa, credo, del 14 Giovine. Poi fallo laterale per il Borgorosso, può approfittarne, credo sia uscito con la Cicco, perché non lo vedo in campo con la maglia numero 11, credo sia stato sostituito proprio da Giovine o addirittura dal numero 20 Carlo Fazio. Chiamatevi un uomo se siamo tutti in parità numerica. Ancora un contrasto vincente di Lowenberg, che però commette fallo. Calcio di punizione quindi all'altezza del cerchio di centrocampo per il Borgorosso. La battuta va a Cervalieri. Di nuovo tocco di ritorno proprio per il difensore con il numero 90, Alto Belli. Sicuramente uno dei migliori in campo del primo tempo. Si è immolato per due volte a salvare la faccia, a salvare la baracca da punteggi ancora più pesanti. Sempre Altobelli prova a rinviare in avanti, a cercare una deviazione. Di Marchetti che arriva sì, ma parzialmente. Attenzione però ancora a Lemmo, che rischia qualcosa. Il pallone per Cicerchia, che non riesce ad arrivare. Poi il tiro provato di controbalzo da Di Maria. Pallone alto sopra la traversa. Ci ha provato Di Maria a riaprire la partita, ha un po' di freddo in campo, adesso Canepa, anche se ha il piede caldo questa sera, il numero 9 della squadra di Caringi. Va alla battuta lunga Casanica, colpo di testa di
Benedetti che alla fine rischia di perdere il pallone. Adesso l'Alba Roma può anche provare a distendersi in contropiede. C'è Lazzaro che apre perfettamente una grandissima palla per la corsa dell'esterno che in area di rigore potrebbe anche calciare. Torna all'indietro ancora da Lazzaro, la sua doppietta è 4-0 per l'Alba Roma. 0-4, punteggio pesantissimo per la squadra di Cesaretti. Tocco di ritorno proprio per il 10 che si è inserito, non ha lasciato correre il suo compagno esterno che credo fosse Lowenberg, che si è inserito alla perfezione. Grande lancio in verticale di Lazzaro che non fa solo gol, fa anche assist, allarga proprio per il compagno appena entrato che è altruista, poteva anche calciare, invece tocca centralmente proprio per il ritorno del 10 che segna la sua doppietta e fa 4-0 per l'Alba Roma che non si vuole fermare. Chiude a questo punto definitivamente il discorso, ma adesso per il Borgorosso diventa non pesante di più. Non a cercare Lemmo che non controlla e allora di nuovo Esposito. De Santis gira bene, Lowenberg si va da Mininni, apertura forse un po' rischiosa, comunque efficace del capitano che sbaglia questa volta, regala il pallone a Cicerchia che riesce a controllare bene, poi trova Spinetoli, prova un altro traversone, il Borgorosso per Di Maria è quasi in zona tiro, potrebbe anche calciare, non lo può fare perché adesso è contenuto, ma c'è fallo di Lowenberg netto, calcio di punizione per il Borgorosso. Quando siamo arrivati al minuto 46 praticamente, al sesto minuto della ripresa, la battuta credo vada a Cicerchia, la battuta andrà, sì, Cicerchia, per cercare di rendere meno amaro questa serata della squadra di Cesaretti che non è presente, sicuramente non può essere contento di una serata così. La rincorsa è lunga, sono 4 gli uomini in barriera, siamo leggermente spostati sulla sinistra ma intorno ai 38-40 metri. Baci, cerchia, pallone troppo largo rispetto alla porta di Casanica, palla sul fondo. Alba Roma quindi respira ancora e ricomincia dal suo capitano, Mininni. Gira tutto. Dal 14, via Giovine. Aspetta, poi alza, rischia qualcosa, alla fine Di Maria non riesce a controllare, allora Lazzaro torna e va di testa, Esposito con l'esterno, rischia di regalare il pallone proprio a Spinetoli che controlla bene, è isolato, deve girarsi ancora una volta, però rischia di perdere il pallone ma non molla. Spinetoli, si fa vedere Marchetti che gli viene a dare una mano, ancora lui, ancora Marchetti, l'ultimo tocco è proprio del 6, rimessa laterale per il Borgorosso che vuole provare a dare un senso a questa amarissima serata. Non a cercare Lemmo che potrebbe anche andare al traversone, c'è ancora un intervento difensivo importante del numero 6 Valerio De Santis e altra rimessa laterale già battuta. C'è Di Maria, può andare via Di Maria, non ci riesce, poi ancora Spinetoli va al traversone verso il primo palo, deviazione di Cicerchia che credo sia stato anche l'ultimo a toccare, no, l'ultimo tocco è stato di Capitan Minini che a questo punto ha fatto un grande intervento difensivo. Calcio d'angolo per il Borgorosso, rimettere il muso fuori dal finestrino per la prima volta in questa partita e soprattutto quando è sotto di 4 reti. Alla battuta troppo fuori dal campo in tutti i sensi, allora rimessa dal fondo per l'Alba Roma. Intanto dalla panchina stanno già cominciando a chiedersi quando si riscenderà in campo un'altra volta, ma questa partita chiaramente non è finita perché il calcio ci insegna e anche Vucadin Boscov insegnava che è rigore quando arbitro fischia, ma è fine partita quando arbitro fischia 3 volte. Questa è una citazione che ho inventato io questa sera. Esposito va da Canepa, pone l'impallo vincente, ancora Canepa, questa volta da De Santis che non vince il rimpallo su Cicerchia, anzi su Di Maria se non ho visto male. Adesso Cicerchia vuole andare in verticale, trova però l'intervento di De Santis, ancora pallone cercato di andare in verticale, una tentata verticalizzazione
dei ragazzi di Cesaretti, sventata ancora una volta da un intervento difensivo deviato. Esposito gioca con tranquillità all'Alba Roma, tantissima tranquillità, e adesso mandano addirittura in verticale dove c'è il 3 che vuole mandare praticamente in porta Canepa, la posizione regolare, Canepa davanti a Lovison, ha tentato quasi una finta, poi Lovison va all'avventura all'otto, all'Owenberg, poteva anche calciare in porta perché Lovison era completamente fuori dai pali. Lazzaro invece continua l'azione, Lowenberg apre tutto, Esposito è zona tiro, Esposito calcia al volo dopo aver tentato uno stop volante, pallone tantissimo, altra occasionissima per l'Alba Roma per andare addirittura sul 5-0, ancora con Canepa che non ha messo il piede, poteva essere sicuramente più cattivo in quella situazione, ma credo che il punteggio abbia influito e come. Ma il Borgo Rosso difensivamente balla, balla il tango praticamente. Mininni, buono l'intervento difensivo, credo sia intervento regolare, credo, del difensore dell'Alba Roma, che infatti si conquista anche un fallo laterale particolarmente prezioso. Visto come si poteva mettere l'azione, Esposito torna dietro da De Santis, Mininni. Non c'è pressing troppo aggressivo dei ragazzi di Cesaretti, c'è solo però sul lato sinistro Canepa a cercare la corsa di Giovine, non trovato però, colpo di tacco addirittura del 20 di Bragaglia che poi prova a servire Di Maria che vuole mandare in porta Spinetoli. Ottimo intervento difensivo di Mininni, sventagliata a cercare ancora una volta uno tra Lazzaro e Canepa, questa volta è bravissimo il centrale difensivo, credo fosse sempre Alto Belli a stoppare. Poi Di Maria con l'esterno vuole mandare in porta Lemmo che ci mette il piede, poi però c'è ancora la corsa di Matteo Giovine, ancora il 14 che tiene questo pallone, lo gioca all'indietro, ancora Mininni. 52esimo in corso, 0-4 il punteggio per l'Alba Roma. Canepa, c'è la sovrapposizione del 3, potrebbe essere servito, vogliono mandarlo in porta praticamente, troppo allargato, ancora il 3, passa in area di rigore, mette al centro, allontana Cervalieri in qualche modo. Poi c'è spazio un po' per una ripartenza del Borgo Rosso, vediamo se la sfruttano in qualche modo. Spinetoli si perde il pallone, poi vogliono mandare in verticale Cicerchia, la posizione è regolare. E allora vogliono, allora Lemmo può andare via contro Mininni. Mininni però è duro a morire e però commette fallo ai danni di Spinetoli, calcio di punizione per il Borgo Rosso. Calcio di punizione per il Borgo Rosso che si appresta a battere con il solito 98, con il solito Di Maria. Il solito Di Maria a battere, arrivano le indicazioni anche di Lovison dalla sua porta, si può andare alla battuta in questo momento, traversone verso il centro, morbido, una deviazione e Casanica blocca Alba Roma dal gol dell'1-4, allora verso Fazio che però non riesce a partire, non riesce a controllare alla perfezione quel pallone. Allora rimessa laterale per il Borgo Rosso, battuta, battuta dietro dove c'è Cervalieri. Ancora lui, sventaglia in verticale, pallone troppo lungo per tutti, non per Casanica che chiama a sé e blocca la sfera. Vede adesso il posizionamento dei suoi compagni. Mininni, chiaramente si è un po' abbassato il ritmo della gara, si è un po' abbassato il ritmo portato dall'Alba Roma all'inizio del secondo tempo, che pronti via è riuscito a trovare il gol dello 0-4, il gol del poker firmato Lazzaro. Recchioni apre per De Santis centralmente, da Fazio ancora De Santis, converge, poi va a cercare un compagno, Mininni vuole aprire, Canepa buono il controllo, mette anche giù, trova Esposito, arriva però Cicerchia in contrasto e si gira tutto, si gira di nuovo sulla fascia, si gira verso l'altro De Santis, Lazzaro
tutto come prima di ritorno per il 10 che vuole saltare di tutti, poi apre. Andiamo in mezzo per Ricchioni che può andare al traverso, lo fa sul secondo palo, sono liberi tutti al volo, prova a calciare Fazio, calcia malissimo e non trova la porta, completamente libero sul versante di destra, completamente libero, a un passo dallo 0-5 l'Alba Roma, un passo davvero. L'Ovizzone va a prendersi il pallone, chiaramente non ci sono i raccattapalle come in Serie A, allora bisogna fare da sé, ma chi fa da sé fa per tre, in questo caso l'Alba Roma ha fatto da sé, ma ha fatto quattro volte, ha fatto per quattro. Cicecchia controlla, poi Spinetoli, rimpallo favorisce però i ragazzi in maglia albiceleste, apertura di Maria buona per l'inserimento del 3 Codiani in posizione irregolare, però posizione di fuorigioco per Codiani che a questo punto neanche protesta più, e calcio di punizione affidato a Mininni, capitan Mininni. C'è Lobenberg sempre dietro De Santis, si fa vedere Canepa fare praticamente quasi da terzino, all'esterno tutta fascia. Recchioni dietro da De Santis, poi Mininni ancora, finta di bacino e poi ancora si rivà dal compagno centrale. Recchioni ha un po' di campo per andare, ha un po' di campo per portarla, non lo vuole fare, aspetta l'arrivo in pressing di Lemmo per poi ricominciare all'indietro, vogliono portare via più uomini possibile per poi lanciare a rete praticamente i propri compagni. Tentativo di verticalizzazione non andato a buon fine. Il Baroma però recupera ancora una volta, Mininni può lanciare e lancia Canepa, il pallone però è troppo lungo, troppo largo, ovviamente sbagliata la misura del destro di Mininni, la prima volta che erra in questo match il capitano dell'Alba Roma. Rimessa laterale proprio sotto la nostra postazione per Marchetti, va via Lemmo con un ottimo gioco di finte di corpo, pallone poi messo in fallo laterale dal ripiegamento difensivo di Recchioni. Minuto 56, quasi 57 della partita, dove l'Alba Roma si sta avvicinando sempre di più ai tre punti, alla vittoria finale. Pallone verso l'area di rigore, Spinetoli gira e non è particolarmente fortunato il ragazzo dal numero 9, non trova la porta, calcia quasi in fallo laterale ed era da buona posizione, fallisce il colpo della bandiera. Andare alla battuta come sempre corta Canepa, Casanica, pardon, Lazzaro, poi Recchio va verticalmente sulla stessa direttrice da Canepa che si accentra e poi va da De Santis, poi Lazzaro tutto di prima gioca l'Alba Roma, e come gioca l'Alba Roma con una serenità pazzesca, poi addirittura si ritorna da Lowenberg, poi Canepa centrale, sbaglia il tocco ma trova per sua fortuna un compagno difensore, vale a dire De Santis, siamo stretti tutti quanti, siamo tutti in mezzo, che corre, dobbiamo allargarli, prende il pallone, questa volta arriva a coprirlo Spinetoli, poi addirittura con la sovrapposizione trova Recchioni, si trovano a memoria, poi al cross del 3 rimpallato su Lemmo, anzi su Marchetti, angolo per l'Alba Roma. La palla centrale ci dobbiamo allargare, non andare tutti in mezzo. Dobbiamo allargare gli avversari. Qui Lazzaro. E con tutta la gamba del mondo lo va a posizionare all'altezza della bandierina per andare alla battuta. Si va a Conti, dove c'è Esposito. Insomma, tiro per lui. Calcia con il destro. Pallone rimpallato su un difensore. Quindi ancora tiro dalla bandierina per i ragazzi di Carigno. Siamo convinti, Simo! Siamo convinti! Si va a vedere dentro. Siamo prima che parta la palla. Allora, verso il centro di rigore. Il pallone è troppo verso l'Ovizzone che smanaccia, ma lo fa male. Il pallone che allora viene allontanato, si salva il Borgorosso, ma non è finita. C'è De Santis che prova ad alimentare l'azione, cambia tutto. Di nuovo da Lazzaro che è completamente libero. Ancora Lazzaro, posizione però di fuori gioco per il 10 dell'Alba Roma. Si vuole subito andare alla battuta, guarda Lazzaro come corre, guardate Lazzaro come corre a tre polmoni e ruba addirittura il pallone, lo salva anche dalla linea di fondo, ma la palla secondo il direttore di gara era uscita, non sembrava del tutto da questa postazione.
rimessa laterale affidata a Marchetti che torna ad Altobelli, poi Di Maria che si è abbassato. Bragaglia, poi ancora una volta d'Altobelli, giro palla difensivo, non ci sono alternative per il Borgo Rosso, non c'è troppo movimento lì davanti, finta addirittura di corpo a liberare un compagno, in questo caso Cristian Lemmo, poi però recupera già l'Alba Roma, recupera con Canepa, centrale da De Santis, c'è il pressing da parte di Cicerchi, allora De Santis sventaglia a cercare la corsa del 20, il pallone proprio per lui, che Fazio, ancora Fazio, salta un avversario, Fazio si presenta in area, Fazio al centro con l'autogol clamoroso del Borgo Rosso, che questa volta la combina grossa e fa 0-5, particolarmente sfortunati però i ragazzi. L'autogol è di Marchetti ed è 0-5 il parziale adesso. All'Urbe Tevere si fa non pesante, di più come un macigno questa sconfitta, questa serata per i ragazzi di Cesaretti. Che palla questa giocata da Canepa, che cambia gioco, sventaglia come non mai per la corsa di Carlo Fazio, che salta un avversario che rimane per terra, è ancora rimasto per terra e soffre in questo momento di crampi, riesce a mettere al centro dove è arrivato come una furia il numero 92 a cercare di ripiegare, l'ultimo tocco è il suo, la palla batte Lovison e va in porta per il 5-0, è pronto a entrare anche Del Sio adesso, si vede Riccardo Del Sio che prova a dare un po' più di esperienza a questa squadra, intanto sono pronti anche a rientrare altri due giocatori dell'Alba Roma, uno è il numero 15 che è Andrea Bellucci, l'altro credo sia il ritorno in campo di Colacicco. 5-0 il parziale. Vieni. 5-0 un parziale davvero pesantissimo, ci si aspettava davvero poco di vedere una partita del genere dei ragazzi di Luciano Cesaretti. Intanto è pronto ad entrare Del Sio. Si aspetta ancora però, perché c'è ancora il terzino in maglia albiceleste rimasto per terra per i crampi. Può entrare Riccardo Del Sio, arriva l'ok per l'entrata in campo di Riccardo Del Sio. 99 Togliatti, il suo numero 99, magari 99. Intanto con Massimo Montiroli si verificano alcune cose di natura tecnica per il contenuto post gara, per gli highlights, per revisionare sul sito sportvideo.it, sportvideo.com, anzi il tutti gli highlights del campionato, delle partite di questa sera, dove persegue lo 0-0 in casa di Unione Ferrovieri e Locomotive Casilina. Restano per adesso invariati gli altri punteggi, credo. Andiamo a farci un rapido giro nei vari campi. Andiamo a farci un rapido giro. Escono 9-10, entrano 15-11. Andiamo subito a vedere quello che sta succedendo. Adesso partiamo da Unione Ferrovieri contro Alba Roma, rimane ancora lo 0-0, siamo arrivati all'ora e un quarto di gioco. Tra Flavio 91 e Janos persiste il 2-0 del Flavio. Janos che quindi si avvicina alla sconfitta. Andiamo un attimo a vedere anche quello che sta succedendo in casa in casa Lupa Amatori contro Montagnola. La Montagnola è passata in vantaggio e quindi in questo momento gode la formazione blaugrana verso la testa della classifica, verso i 33 punti. Intanto verso i 30 punti, pardon. Molto belli gira, Marchetti, autore dell'autogol dello 0-5. Marchetti questa volta vince il contrasto, poi prova ad allargare da Del Sio con il controllo. Appena entrato Del Sio va via con un ottimo gioco di prestigio, viene messo per terra. Calcio di punizione per i ragazzi in maglia albiceleste. Grande azione personale di Del Sio, che vuole trovare un po' di gloria personale. Appena entrato il numero 99 della squadra di Cesaretti, alla battuta va
Di Maria, credo sia uscito intanto dal campo il numero 9 Canepa, ha dato tantissimo in questa partita. Il numero 9 credo stia andando addirittura verso gli spogliatoi per farsi una doccia calda, visto che il clima non è dei migliori. Alla battuta di Maria, basso verso il centro, allontana in qualche modo la difesa dell'Alba Roma, poi non è finita. C'è il 14 giovine che riesce ad allargare, a trovare la corsa dell'otto che va da De Santis. Si va a vedere di nuovo l'otto con un taglio. Lowenberg riesce però a coprire in qualche modo il Borgo Rosso. Pallone a cercare Lemu, che è in posizione regolare. Vediamo se la posizione è confermata regolare. Sì, però c'è comunque Casanica che fa la voce grossa e blocca sulla corsa di Lemmo, e si era fermato apposta proprio per non finire in posizione irregolare. Lovison può adesso andare alla battuta. Mininni, giovine, prova a salire giovine, si fa vedere Esposito, infatti gli viene lasciato il pallone. Colpo di tacco di Colacicco che lasciava lì il pallone per l'1-2 per la corsa di giovine. Ha capito tutto però la retroguardia albiceleste, qui rischia qualcosa l'Alba Roma, ma riesce a giocarla senza alcun problema. Giovine si gira, vuole allargare, Colacicco può girarsi e convergere, riesce a trovare Lohenberg che ha tanto campo per andare, invece sceglie la soluzione Esposito che adesso corre. Ancora Esposito, fa una finta e controfinta, poi ritorna di nuovo da Lohenberg che spalla la porta, deve girarsi. Colacicco dietro questo pallone, ancora l'11, poi Esposito, adesso De Santis, ancora Colacicco. Aspetta l'arrivo di qualcuno, Colacicco si prepara, la strada per il sinistro, Lovison blocca. Adesso deve scegliere lui come amministrare l'azione, come cercare di dare in là i suoi per rendere meno amara questa serata. Marchetti centralmente, Di Maria va via bene, poi si va da Bragaglia che rischia qualcosa sul pressing di Lohenberg, che è particolarmente alto il pressing del numero 8 appena entrato. Appena entrato all'inizio del secondo tempo, altro tocco sbagliato. De Santis, Lohenberg. Pallone per Colacicco che riesce a trovare in un qualche modo Lohenberg, che è anche fortunato nel rimpallo perché il pallone era rimasto lì, ma Bragaglia se n'era andato. Giovine, Colacicco di prima, di nuovo di ritorno per Giovine che è fresco e riesce addirittura a prendere il pallone. L'ultimo tocco però è il suo. L'ultimo tocco è il suo. Cambio, arbitro, arbitro, arbitro. C'è anche qualche altro cambio adesso per l'Alba Roma. Ecco, vieni. Pronto a rientrare Palombi intanto. Vediamo chi esce. Cola, vieni qua. Cola, a sinistra. Chi esce? Vabbè, a destra. Palombi, dentro anche il numero 17, Helen Monaco. Len Monaco da una parte, Palombi dall'altra. È uscito, credo siano usciti due centrali, il 6 Daniele De Santis. Attenzione a questo pallone, trova esposto il pallone ma troppo tardi perché ha barcato la linea di fondo campo. Vieni là. Allora per lui c'è il pressing del 20, addirittura un tunnel. Marchetti passa con un po' di fortuna il 92, poi Del Sio deve girarsi, lo fa bene ancora Del Sio, contrastato, va via Del Sio, ma che entrata, che impatto ha avuto Del Sio fino adesso, che è un fallo di mano di Colacicco. Tocco di mano che sembrava attaccata al corpo con Del Sio, che però ha avuto un impatto clamoroso in questo, in questa partita, forse è entrato troppo tardi per dare la verba a una squadra che in questa partita ne ha avuta davvero poca. La battuta sempre di Di Maria verso il centro, vediamo chi la prende Bragaglia che va dentro da Lemo, che può calciare, è rimpallato però da un intervento difensivo, credo di un ragazzo appena entrato. Ha avuto l'opportunità però di calciare, poteva calciare prima, invece ha aspettato forse quel secondo in più. L'intervento era stato di
di De Santis comunque. Palombi che fa il centrale insieme a Minimi, che adesso ha la sfera, va da Esposito. Giovine ancora per Minimi. Quando siamo arrivati al minuto 69 e 39 secondi, quando mancano quindi poco più di 10 minuti alla fine della partita, dove l'Alba Roma sta stravincendo 5-0 in casa del Borgo Rosso, Alain Monaco si gira da Esposito, poi si presenta davanti il 17 appena entrato, Giovine, che si gira bene, un tocco a favorire ancora una volta il 14, il pallone però non è uscito e allora si può continuare a giocare. Minimi da Esposito, a vedere tutto dall'altra parte il numero 11 con la Cicco che stoppa bene, poi tocca da Esposito, ancora lui, Alain Monaco, un rimpallo che favorisce il 4, adesso è una situazione praticamente di 2-0, vediamo che cosa succede, c'è il 15 che è però in posizione irregolare secondo il direttore di gara, assistente numero 15 che era Andrea Bellucci, nel frattempo si era trovato praticamente a tu per tu, come incredibile come con un rimpallo davvero tra Alain Monaco e un avversario, Esposito poi si sia ritrovato con una prateria incredibile e una vasta scelta per servire con un 2-3. Attenzione però all'errore per il pallonetto che esce di un soffio, ha appena entrato a dare ancora più pepe sull'errore in disimpegno della difesa albiceleste. Pallonetto che termina fuori, ma attenzione ancora del Monaco che non molla Bragaglia. Palombi, ancora Bragaglia però che controlla, poi cerca di aprire il compasso. Giovine, pallone però è troppo corto, prova ad andare via in qualche modo il Borgo Rosso con pallone centrale verso il centro. Minini esce bene e prova a distendersi sempre con il 20 Fazio del Sio. E poi c'è un fischio del direttore di gara, credo per un contatto precedente. Si è già battuto però la punizione. Esposito gira da Colacicco. Ancora l'11 che pazienta, poi va da un compagno. Esposito amministra il gioco, preferisce non rischiare di andare dietro. 72esimo in corso, 0-5 il parziale. Giovine, poi si va dal 15 Bellucci, con il tocco per De Santis che ritorna da Bellucci, vediamo se ha la possibilità di cambiare il gioco, lo fa non male, pallone quindi per Altobelli che Lemmo ha qualche possibilità di andare in avanti, Lemmo, vediamo se ce la fa, con la Cicco però non molla, appena entrato è un po' più fresco di lui e infatti gli strappa via il pallone. Adesso c'è Carlo Fazio per Esposito, tocco sbagliato, un po' troppa sufficienza, attenzione del Sio che può allargare, lo fa andando da Lemmo in area di rigore, posizione regolare, no, posizione irregolare ancora di Lemmo. Del Sio però avrebbe potuto anche provare a servire sulla sinistra un compagno a corrente, ha preferito servire il 22, intanto è pronto a rientrare Tranquilli intanto per l'Alba Roma, vediamo se chi esce proprio Esposito che ha dato tanto in questa partita, ha giocato tanti palloni e ne ha recuperati altrettanti, pronto a rientrare quindi Tranquilli, si scambiano il 5-2, pronto a rientrare quindi il 7, Lemmo che però ha fermato in posizione irregolare come dicevamo nell'azione precedente, adesso si è ripreso già il gioco con l'Alba Roma in possesso, Palombi va da Colacicco, si va a vedere Carlo Fazio, Alain Monaco di prima e dopo, forse un po' troppo sufficiente anche questo, Di Maria, Lemmo, Carlo Fazio è bravo però a prendergli il pallone, Tarquini lo scodella e lo apre per Bellucci che ha un po' di campo per andare, ancora Bellucci può andare al traversone, fa una finta ed elude un difensore, va al pallone verso il 14 che calcia, c'è un pallo, poi attenzione a Tarquini che ha la possibilità anche di girarsi e calciare, allontana in qualche modo con il piedone la difesa e poi girata, provata ancora una volta da Bellucci, pallone alto sopra la traversa. Finita 0-0 credo sul campo dell'Unione Ferrovieri, tra Unione Ferrovieri e Locomotive Casilina, quindi la striscia positiva della squadra di Andreozzi si conclude, o meglio si arresta
sul campo Giardinetti, sullo 0-0 in casa dell'Unione Ferroviaria, che tornerà in campo giovedì in casa della Lupa Amatori ad Ottavia, a Via delle Canossiane, dove ci saremo sempre io e Massimo Montiroli a raccontarvi la partita, a portarvi il contenuto, a portarvi sempre il massimo possibile. E questa partita però non è ancora finita, c'è ancora qualche spiraglio di spettacolo, almeno ci auguriamo, anche se il parziale è già pesante di suo. Punizione per il Borgorosso adesso nella propria metà campo. Bragaglia allarga, c'è Benedetti che apre tutto a cercare l'inserimento di Lemmo, o ci cerchia il più lesto di tutti, è Casanica a bloccare e ripartire da Palombi. Poi c'è Colacicco per Fazio, ancora Colacicco. 75esimo in corso adesso, 5 alla fine. Come 5 sono i gol in cui l'Alba Roma sta sbancando l'Urbe Tevere Stadium. Fallo laterale per l'Alba Roma. La battuta va il 14 giovine, addirittura per una sorta di gioco di prestigio. Niniti all'indietro, un enorme motorino dietro di noi, ha probabilmente oscurato metà della frase da me enunciata. Rischiano di perdere il pallone, rischiano di perdere il pallone di Maria, ma riesce ad andare avanti in mezzo a due. Poi credo si possa giocare, ma Carlo Fazio rimane per terra, si può giocare, può riprendere, si può rialzare tranquillamente il 20. Marchetti, eccolo il 92, un po' di spazio, Lemmo col velo e prova a trovare Di Maria, c'è però Colacicco che è brava a tornare all'indietro. Tutta centrale, De Santis tiene bene il pallone, ancora lui può aprire un'idea interessante per Tarquini, occhio perché c'è una situazione di 2 contro 0, c'è la corsa di Bellucci che può andare al centro, Bellucci, ma c'è un intervento importante difensivo da parte di un, credo, di Codiani. Torniamo ancora lui. Di Maria, cerchio di centrocampo, può aprire per Spinetoli, vediamo se la posizione è regolare o meno. Non ci arriva neanche Spinetoli, non ci prova neanche ad andare sul pallone, arriva prima quindi Casanica. Muoviti, non parlare. Tarquini perde il pallone, non riesce neanche ad agganciarlo, si va da Lemmo. Di Maria in mezzo a quattro maglie avversarie, messo per terra, si porta a casa un calcio di punizione, il massimo possibile da quello che poteva ottenere. 2 minuti e mezzo alla fine ed è ancora 0-5 all'Urbe Tevere Stadium tra Borgorosso e Alba Roma, una sola squadra in campo praticamente. Chissà se va in porta Di Maria, ma credo che siamo troppo lontani anche soltanto per pensare di arrivare a inquadrare lo specchio. E infatti apre centralmente per l'inserimento, credo, di Altobelli. Arriva prima di tutti però il solito Casanica, che si è scontrato proprio con il centrale difensivo Blaugrana. Albi Celeste. De Santis, Monaco. Cambio di gioco perfetto di De Santis, giovine, ha un po' di spazio per andare, vuole allargare da Bellucci. Tarquini, vediamo se ci arriva Tarquini, sì, lo fa con un gioco di prestigio. Tarquini è solo, può servire Monaco, il pallone è proprio per Monaco, salvataggio sulla linea, non è finita. Monaco due volte ha la possibilità di calciare e di segnare il 6-0. 17, palla sul fondo, ma questa l'hanno sciupata totalmente. Sciupa totalmente la possibilità di chiudere il primo set l'Alba Roma, un Borgorosso che davvero non riesce a stare sulle gambe dietro, non riesce a stare sulle gambe. Hélène Monaco qui ha avuto l'opportunità di segnare, non tanto la prima perché c'è stato un ottimo intervento difensivo, credo del solito Altobelli, ma più che altro nella seconda, ha calibrato malissimo
il suo mancino. Codianni dietro Bragaglia può aprire, ma non lo fa, aspetta perché ci sono due uomini, trova soltanto Del Sio, con un po' di spazio per andare, viene battuto Del Sio, ma c'è ancora Cicerchia che allarga tutto. Lemo, colpo di testa miracoloso e decisivo di Colacicco. Intanto pallone per Tarquini che può andare via, ha cambiato fascia, Tarquini avanza centralmente, poi converge Monaco, apre tutto di nuovo dal 20 che controlla male e poi per ora è in posizione irregolare il numero 20 in maglia giallo fluo. Manca pochissimo adesso alla fine, siamo quasi al minuto 80, pochi spiccioli di gara e poi sarà triplice fischio per una gara che il Borgo Rosso non è riuscito minimamente a giocare, in cui non è riuscito a minimamente a imporsi. Alba Roma nettamente più sulle gambe, nettamente più fredda sotto porta. Mininni si torna dietro Palombi, poi Colacicco, vediamo se c'è spazio per l'ultima azione della partita. Il traversone al centro, Lovisson miracoloso, ma non è finita e poi se lo divora qui, se l'è divorato il 14, se l'è divorato Giovini il pallone dello 0-5 di Lovisson sotto porta, intanto sulla conclusione credo dello solito Alain Monaco, gran parata di Lovisson e poi spara altissimo il numero 14 Giovini che sciupa anche qui il gol dello 0-6. Una deviazione favorisce Cicerchia, vediamo se riesce a tenerla, poi vuole allargare per Lemo che ha un po' di campo, si fa vedere Del Sio che però non taglia profondo e Colacicco recupera l'ennesimo pallone della sua partita. De Santis apre ma c'è l'intervento di Cicerchia che svetta qualsiasi pericolo. Bragaglia rischia di perdere il pallone perché sono in tre in pressing, vediamo se lo perde, qui c'è forse un contatto falloso, alla fine però non serve il fischio, serve a tornare all'indietro. Sbaglia completamente intanto a calibrare il pallone Altobelli, ma non c'è più tempo, fischia tre volte della